Ciao a tutti, io sono Veronica, benvenuti in un nuovo video. Finalmente, forse, riesco a registrare un nuovo video. E sono andata a prendere Ginevra, saluta mamma, Ciao. che ha voluto partecipare. Assaggio, devi dire. Cosa assaggio? Assaggio, balletto. Lei vuole che vi dica che deve fare il saggio deve fare il balletto dei pinguini, quello di Mary Poppins. Quindi lei è tutta entusiasta, sta facendo i balletti e quindi questo sarà il suo saggio di fine anno. Ma presto che tardi, mamma, facciamo vedere. Mi vuoi aiutare a far vedere le cose? Comunque, vicino alla scuola di Ginevra c'è un Eurospin. Quindi ho deciso di andare perché sapevo che c'erano delle offerte tutte a 1 euro e quindi ne ho approfittato per prendere qualcosina per fare un po' di scorta in casa. Allora, subito vi facciamo vedere. Alcune cose le ho lasciate in macchina, tra cui un set di rotoloni Scottex, pagati 1 euro. Poi ho preso un pacco di croissant, quelli con la granella sopra, pagati 1 euro. Amore, se ti metti qua ti vedono. Dici ciao. Poi abbiamo preso un fermaporte per la cameretta di Ginevra a forma di lama, troppo troppo carino, con rosa. Non, peccato che non ho qui per farvelo vedere. E l'ho pagato 4 euro. Ora non vi so dire tutti i prezzi precisi di alcune cose, ma comunque tutto il resto l'ho pagato 1 euro. Allora, poi abbiamo preso. Iniziamo? Iniziamo. Mi passi le cose? Io te le passo qua, le metti qui? Allora, abbiamo preso questi succhetti per me. Abbiamo un po' di tosse. Per quella mo è quella che per me. Sì, ne abbiamo prese due confezioni a fragola. Uno, questo non l'ho preso a fragola. Vabbè, uno a fragola e uno non a fragola. Avevo visto il cuore, l'avevo preso per la fragola. Vabbè, comunque l'abbiamo pagati 1 euro a confezione. Mi piace Sì, amore, lo bevi questo cuore. pure tu. Poi abbiamo preso il latte di riso dell'Amo Essere, che era in offerta una confezione a 1 euro, e ne ho prese due confezioni. Le sto prendendo il latte fresco, ma voglio avere questo di scorta perché quando dimentico di comprarlo fresco per motivi di lavoro, per qualcosa, quindi rimedio con questo. La sto alternando con latte di mucca, latte vegetale, quindi l'alterno. Non le do sempre latte di mucca. Poi abbiamo preso perché è venuta anche lei, è stata un'impresa. Infatti voglio ritornare perché c'erano altre cosine da vedere, ma con Ginevra è un'impresa fare la spesa, non vi dico, e quindi ci ritornerò, anche se ci devo ritornare in questi giorni perché le offerte valgono fino al 19, se non erro. Hanno fatto dal 13 al 19, Possiamo sì, una mettere settimana. Poi ho preso questo riso per le insalate da 1 chilo, proprio per le insalate, pagate 1 euro. Ok, e poi ho preso questo riso versatile. Questo l'ho pagato 1,19 euro, 1,29 euro, giù di lì. E quindi l'ho preso lo stesso perché l'avevo finito. Cioè, Qui se vuoi. ok, però Ginevra, smettila un po', ma poi se no non la finiamo più. Poi ho preso queste passate piccoline 100% pomodoro italiani da 350 grammi a confezione, pagate 70-80 centesimi. E li ho voluto prendere perché sono piccolini, quindi se devo fare una passata veloce sia per lei che mio marito, pochissimo, quindi vanno bene così. Oppure per la pizza, insomma. Poi abbiamo preso l'olio di girasole, 1 euro, era in offerta, quindi ne ho approfittato. Non si fa blabla, le cose da mangiare. Poi ho preso queste barrette, non erano in offerta, era il classico prezzo, ma comunque costano pochissimo. Ho preso queste 1,19 euro, forse 1,29 euro, e queste pagate 1,50 euro, fatte con nocciole e cioccolato. Poi ho preso pecorino romano DOP, 99 centesimi, e parmigiano reggiano DOP. Questo l'ho pagato 99 centesimi, questo l'ho pagato un po' di più, 1 euro e qualcosina, però ho preferito prendere questo. Poi abbiamo preso fiocchi di latte, in verità noi non li mangiamo spesso, però erano in offerta due confezioni 1 euro e li ho voluti prendere stasera, ieri provo a dare, vediamo cosa succede. Insomma. Poi le mie amate gallette di riso al yogurt e arancia, che però ho trovato solo questa confezione, non lo so, vanno via come, non lo so, io trovo sempre una confezione, massimo esagerando due o tre confezioni, non lo so, la gente proprio se le prende tutte. Va bene, sacchettini per l'umido, ho preso anche queste con le maniglie che sono più comode. Poi abbiamo preso, c'erano i biscotti digestive in offerta,
E quindi ho preso due classi, uno classico, amore ti fai male, un pacco classico e due, ho provato, ho voluto provare queste, avene e cioccolato, ne ho prese due di queste, secondo me sono molto buoni. Ho preso queste caramelline tipo Alpellibe senza zucchero, perché io ma non mangio tante caramelle, però queste mi piacciono. Poi abbiamo preso il misto per il brodo, così lo conservo e lo faccio per Ginevra. La zucca, di questo non mi ricordo il prezzo, forse questo è 1,99 euro perché è già tagliata e la devo soltanto sciacquare e mettere in pentola. 1,99 euro il brodo, 1,39 euro può essere, lo prendo sempre quando mi trovo. Poi c'era la pasta integrale dei tre mulini in offerta e ho preso due pacchi costavano 91 euro, quindi ho preso il formato, due pacchi di farfalle e due pacchi di penne rigate, perché a me la pasta liscia non piace, quindi per forza penne rigate. Poi ho preso un pacco di carote in offerta sempre. Le zucchine erano in offerta a 1,19 euro, 1,29 euro al chilo e quindi le ho prese. Biscotti, questi qui io li adoravo quando ero piccolina, quindi con crema al cacao. Mi sa che li devo mettere in frigo perché sennò la cioccolata si scioglie tutta, però sono molto molto buoni. E poi ho preso questi succhetti pagati, costano 39,49 euro, e lei già ne ha mangiati uno, la già ne ha mangiato uno alla pera e glieli prendo sempre perché lei quando, come snack quando usciamo fuori li tengo sempre in borsetta, in borsa, e quindi sono comodi. Questa è la mela, l'ho mangiato alla pera e ne ho presi 3 e 3. Poi ho preso, poi ho preso un po' di affettati che erano in offerta per averli come scorta perché hanno una scadenza molto lunga, alcuni a giugno, alcuni addirittura ad agosto, quindi ho preferito tenerli perché ho qualche pizza rustica, ho qualche piadina, ecco le piadine ho dimenticato di prendere perché erano in offerta e ho dimenticato di prendere, vabbè voglio ritornarci. Comunque 200 grammi, ecco queste scadono il 5 agosto, vedete? Quindi queste scadono il 5 agosto, hanno una scadenza molto lunga. E quindi 200 grammi di scamorza affumicata a fettine pagata 1 euro. Fettine alla provola dolce 1 euro, ne ho prese due confezioni e sono sempre da 200 grammi e scadono sempre ad agosto. Due confezioni. Noi non mangiamo molti affettati, però preferisco tenere qualcosina. Infatti ho preso arrosto di tacchino, salame Milano, prosciutto crudo, che hanno comunque scadenza ad agosto, salame Milano, un altro salame Milano, un altro arrosto al tacchino e due di mortadella. Comunque 150 grammi a 1 euro e buono. Solo la mortadella ha una scadenza più breve, vabbè più breve, 24 giugno, quindi comunque è un bel po'. E basta! Credo di non aver dimenticato niente, forse qualche altra cosa in macchina, però non ricordo bene. E poi a proposito, ho preso questo e volevo sapere se voi l'avevate preso. Allora, l'ho pagato 1,99 euro, io prendo sempre quello della Hip, però qua mi dice roll dopo puntura, allevia il fastidio provocato dalle punture di mosche, vespe, tafani, zecche, insetti in genere e dopo il contatto con piante urticanti e meduse. Quindi un roll-on dopo puntura dice per pelli sensibili, quindi volevo sapere se qualcuno di voi l'aveva usato, insomma, quindi questo lo metterò in borsa perché in estate ce l'ho sempre e quindi alleviare il fastidio causato dalle zanzare, vediamo. E sensitive, speriamo bene, però volevo sapere se qualcuno di voi l'ha già usato negli anni passati, insomma in questo periodo, come si è trovato. Pagato pochissimo, 1,99 euro. C'erano anche le salvettine con il tappino apri e chiudi, però ho preferito questo perché è più veloce, insomma, e poi non dovrebbe seccare, perché a volte le salvettine, anche se hanno quella chiusura apri e chiudi, potrebbero seccare e quindi non voglio, mi dispiace. Questa è stata tutta la spesa, ho speso 52-53 euro, quindi è stata una bella spesuccia di scorta per la dispensa. E niente, io spero di ritornare presto con un nuovo video.
incrociamo le dita e quindi mi mando un bacio. Tu vuoi salutare? Ginevra? Beh, vi faccio salutare dal mostriciattolo. Dici ciao! Ciao! I capelli dove sono? Ah, tutti legati. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!